Stadio Porta Elisa di Lucca di fronte Lucchese e Pescara. Biancazzurri per consolidare il primato. 5 cambi rispetto a Ferrara. Staver, Moruzzi, rientrate Valsania davanti Merola e Tonin. Ben 7 le assenze tra i toscani. Squalificato Quirini, il migliore dell'ultima sfida di Carpini. Anche panchina per Capitan Tumbarello. 3-5-2 in attacco Costantino. L'ex Sasanelli. Biancazzurri con lutto al braccio per onorare la memoria di Vincenzo Marinelli, scomparso giovedì scorso. Parte fortissimo il Pescara. L'avvio è dirompente, dopo 40 secondi il gol del vantaggio, si spiega benissimo con questa azione sulla sinistra, il tocco di Tonin per Merola, la palla bacia il palo e poi lo stesso Palmisani che tocca il pallone, lo accompagna in fondo al sacco, a norma di regolamento c'è lo zampino naturalmente di Merola, autogol di Palmisani, il portiere della Lucchese al primo minuto di gioco, non era ancora trascorso un minuto di gioco, qui c'è un fuorigioco segnalato a Sasanelli, assolutamente evidente sul tocco di Rocco Costantino, attaccante di Scerne di Pineto. 18esimo minuto, il Pescara attaccherà in maniera clamorosa in questo primo tempo, giocando una grandissima partita. Qui c'è un calcio di punizione del numero 70, vale a dire Saporiti, la palla termina di poco al lato, ma non abbiamo visto altre azioni da gol del Pescara che sono state clamorose, soprattutto con Tonin. Qui ancora Saporiti, quindi la reazione della Lucchese, ripetiamo, non ci sono nel filmato almeno 3 altre occasioni create dalla formazione biancazzurra che va però in gol dopo questo errore clamoroso, direi, di Sabbione, uno dei più esperti della difesa della Lucchese. Poi bravissimo Tonin, il suo guizzo viene steso in area da Palmisani, viene ammonito dal savo difensore della Lucchese, il rigore è sacrosanto, nessun dubbio per il direttore di gara Allegretta della sezione di Molfetta sul punto di battuta. Merola, questo è un gol tutto suo, rischia qualcosa in realtà perché Palmisani rimane fermo sino all'ultimo momento, forse devia il pallone, ma quel che conta è che il Pescara raddoppia al minuto 31-32 nel corso di questo primo tempo. 0-2, si mette benissimo la partita per i biancazzurri, qui ancora Tonin protagonista, manda al bar con una doppia finta Sabbione che poi sarà sostituito al primo minuto della ripresa, il fallo è netto da rigore, viene ammonito l'ex difensore centrale del Carpi sul punto di battuta. Merola lascia l'incombenza proprio a Tonin che spiazza in modo pulito il portiere della Lucchese Palmisani, pallone da una parte, palla dall'altra, portiere dall'altra, e dunque il 3-0 al 38esimo minuto, il primo gol con la maglia della Pescara per Riccardo Tonin, classe 2001, non segnava dallo scorso 6 gennaio quando indossava la maglia del Foggia, 1-2 in casa con il Taranto. E poi nel secondo tempo c'è questa azione al 56esimo, ci sono stati nel frattempo 2 cambi con l'ingresso di De Marco al posto di Valzania, e c'è proprio il destro a giro molto bello, direi meraviglioso, di Cangiano con la palla che colpisce la traversa della porta difesa da Palmisani dopo una sortita di Pellacani. Qui c'è un colpo di testa di Magnaghi che aveva preso il posto da qualche minuto del numero 90 Costantino, che poi si è infortunato, e ancora Magnaghi che si mette in evidenza, il classe 93, questo tiro cross che attraversa tutta l'area piccola. Siamo al 74esimo, recupero palla di Welbeck, l'ex Catania effettua questo lancio per Magnaghi che supera, salta il portiere Plizzari e poi mette il pallone tra palo e Crialese. Crialese subentrato al primo minuto del secondo tempo a Moruzzi, eccolo qui il gol di Magnaghi, classe 93, ripetiamo, ex Pontedera, primo gol in questa stagione, cresciuto nell'Atalanta. Siamo al 78esimo minuto, non c'è altro da aggiungere in questa partita dopo un primo tempo stradominato dal Pescara, Pescara che continua comunque ad attaccare. Siamo al 94esimo, l'ingresso in campo, ricordiamo, anche di Ferraris che va al tiro, cerca di piazzare la palla troppo centrale, il suo problema per l'estremo difensore della Lucchese Palmisani, finisce 3-1 per il Pescara al Porta Elisa di Lucca. Questa è la sesta vittoria in 6 trasferte dall'inizio della stagione, quinto successo consecutivo, vittoria tutta dedicata a Vincenzo Marinelli.